Si tratta di un prodotto molto interessante che in pratica riprende un pochino l'estetica del P6, però in versione un pochino più economica. Infatti abbiamo materiale in plastica, però è un prodotto esteticamente molto pregiato, piacevole, con schermo da 4.5 pollici con risoluzione 960x540 pixel, quindi quarto HD, e un IPS, quindi molto luminoso. Il touch si sconde veramente molto bene, ha un design quindi molto molto carino, che probabilmente si rivolge al pubblico giovanile, in questo caso anche quello femminile, con una colorazione bianca e un bordo praticamente violaceo. Abbiamo un processore quad core, un Cortex A7, praticamente uno Snapdragon 400 con GPU Adreno 305. Abbiamo 1 GB di memoria RAM. Nel caso di questo device abbiamo anche la connettività LTE, infatti arriverà in Italia in due versioni: la prima LTE appunto a 349 euro, la versione 3G a 229 euro, quindi poco meno. È un prodotto molto interessante, ha solo 1 GB di memoria interna, preinstalla Android 4.3, quindi JDBeam, non proprio l'ultimissima versione, però diciamo che sicuramente Huawei lo aggiornerà al 4.4. Ha anche una batteria da 2000 mAh come appunto il P6, quindi buone prestazioni probabilmente della batteria. La camera da 8 megapixel ed ha anche una camera anteriore da 5 megapixel se non erro. Altra cosa da considerare è che abbiamo le Motion UI in versione 2.0 Lite, quindi in versione leggermente alleggerita, però non manca le potenzialità di personalizzazione, e inoltre abbiamo una nuova home un pochino più semplificata, che ridà un po' allo stile di Windows Phone, diciamo così. Vediamo un po' se lo troviamo. Praticamente è qui, vedete, possiamo switchare a modalità semplice e abbiamo qui lo stile un pochino Windows Phone, se proprio qualcuno piace. Se vogliamo tornare alla Motion UI basterà toccare qui sullo schermo la standard home.